Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo come scaricare le Shader Pack per Minecraft. Cosa sono le Shader Pack? Sono delle mod che aumentano la qualità visiva e grafica di Minecraft. Andiamo a vedere adesso che cosa abbiamo bisogno. Innanzitutto dobbiamo scaricare una versione di Java aggiornata, quindi andiamo a cliccare su download gratuito e salviamo il file. Una volta salvato lo andiamo a installare. Poi dobbiamo scaricare per la nostra versione Optifine. Quindi andiamo a scegliere la versione che a noi interessa e andiamo a cliccare su download. Attendiamo i 5 secondi e salviamo il nostro file jar. Ok, una volta scaricato il file di Optifine lo andiamo ad aprire. Va aperto con Java. Una volta aperto lasciamo tutto così com'è e clicchiamo su Install. Una volta completata l'installazione clicchiamo su Ok e ora non ci resta che andare su Internet e scegliere le nostre mod da scaricare. Ci sono molti siti online. Ogni mod a sua volta solitamente ha altri pacchetti. In sto caso abbiamo Extreme, Ultra, Height, Medium e Low. Queste diciamo che dipendono un po' in base al vostro computer. Più avete il computer potente, più potete osare con una mod più elevata. Nel mio caso vado a scaricare il pacchetto Ultra della Chocapic. Salviamo il file. Una volta salvato il file e lo apriamo, possiamo notare che al suo interno ci sono le varie mod. Noi le possiamo caricare tutte. Quindi ora ci rechiamo su Start, scriviamo percentuale updata percentuale, clicchiamo su Invio. Ci porterà in una cartella. Qui andiamo a cliccare su Minecraft. Andremo nella cartella Shadow Pack e dentro questa cartella andiamo a trascinare le mod che abbiamo scaricato. Perfetto, una volta copiate le mod possiamo chiudere e andare sul Minecraft. Dove dobbiamo scegliere la versione, andremo a scegliere Optifine, ovvero quello che abbiamo scaricato precedentemente. Andiamo a scegliere sempre quello della nostra versione. Benissimo, una volta entrati su Minecraft possiamo andare nel menu, Opzioni, Lingua, Shaders e qua vediamo che ci sono le cartelle che abbiamo caricato prima. Io vado a scegliere la V9 Ultra, Minecraft si riavvia. A destra nel pannellino possiamo scegliere ulteriori impostazioni. Io lascio tutto così, clicco su Fatto, Fatto, ok, riprendi la partita e possiamo vedere che le nostre shaders sono applicate. Quindi ragazzi, il video finisce qua, io vi ringrazio per la visione, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere sempre informazioni sui nuovi video. Ciao!